Un caloroso abbraccio agli amici e alle amiche di 09 TV. In questa occasione abbiamo l'opportunità di approfondire idee e prospettive su una delle realtà più popolate del nostro territorio, che è il quartiere Tiche, e più in generale quelle che sono le manifestazioni, i progetti che sulla nostra comunità, sulla nostra città, ha curato un'associazione che è presieduta da Sergio Pillitteri, che è qui accanto a me e che rappresenta tra le espressioni giovanili della nostra città sicuramente una delle parti più consapevoli, proprio anche per l'esperienza che in passato l'ho visto protagonista anche all'interno delle istituzioni e per l'esperienza che ha maturato da un punto di vista associativo proprio con la collaborazione con altre persone per il miglioramento della nostra comunità. Come si chiama questa associazione? Sì, l'associazione si chiama Due Più per la città che vorrei, è già nata l'anno scorso, ma rappresenta un percorso abbastanza lungo di anni di aggregazione di tantissimi giovani e non solo che hanno deciso di collaborare sin da 5 anni a questa parte. Soltanto l'anno scorso ci siamo costituiti da un punto di vista regolamentare, abbiamo creato una vera e propria associazione culturale con tutti i crismi a statuto e quindi regolamentata in tutte le sue parti. Quali sono, Sergio, i progetti che avete in cantiere? Sì, abbiamo tantissima programmazione, progetti, idee che abbiamo messo a punto e che stanno vedendo uno svolgimento con grande successo. Ancora di più stiamo allargando gli steccati della nostra associazione culturale e aumentando i nostri iscritti. Basti pensare che dall'anno scorso ad oggi già abbiamo aumentato consistentemente la fascia giovanile che è presente nella nostra associazione, anche con presenze, partecipazione di istituzioni dal basso, ovvero consiglieri di quartiere, che contestualmente ricoprono anche nel consiglio direttivo della nostra associazione importanti ruoli. Tu, Sergio, in passato sei stato consigliere nella circoscrizione Tiche, in una fase di questo percorso ne sei stato anche presidente, quindi sei persona che conosce in profondità quali sono le necessità di questo quartiere. Sicuramente avrai dato all'associazione anche il tuo contributo di esperienza, in qualche modo perché nascesse un vero e proprio dossier che avete avuto il piacere di voler anche presentare alla città. Di cosa si tratta? Sì, abbiamo messo a fuoco un po' attraverso un'analisi dettagliata, un vero e proprio vademecum programmatico di tutte le priorità e tutte le criticità e anche punti di forza della circoscrizione Tiche. Come giustamente dicevi tu, un quartiere densamente popolato, 25.000 abitanti, quindi una consistenza parte della città, la zona alta, la parte a nord di Siracusa, che ha tantissime istanze, tantissime esigenze. E proprio da un mese a questa parte i giovani studenti del liceo classico Tommaso Cargallo di Siracusa hanno sposato questa iniziativa. Ringrazio anche la preside e gli insegnanti che sono referenti perché hanno deciso appunto di partecipare alla nostra programmazione attraverso la stesura di un vero e proprio dossier del quartiere. Tra l'altro, i giovani che tutti i giorni frequentano la zona del quartiere Tiche, per cui attraverso i loro studi transitano nel quartiere, conoscono bene le Passiamo un esigenze. attimo dal teorico al pratico. Noi abbiamo visto in questi giorni in atto una grande rivoluzione nella viabilità cittadina, in particolare in una delle arterie principali di Siracusa, che è il Viale Santa Panagia. Una rivoluzione in corso che, come tutti i cambiamenti, ovviamente desta soprattutto nei primi tempi la difficoltà ad attrezzarsi per comprendere le novità. Novità che ovviamente credo vogliano andare però verso un miglioramento della stessa viabilità. Credo tu in passato te ne sia occupato e comunque anche rispetto a questo dossier, qual è la vostra idea su quello che sta succedendo e sul futuro dal punto di vista della viabilità? Ma sicuramente non c'è dubbio che erano delle priorità indispensabili. Per anni le abbiamo segnalate, evidenziate e approfondite e adesso che cominciano a prendere corpo, ovvero questa fase sperimentale di rotatorie sul Viale Santa Maria, che è uno degli assi fondamentali della nostra città,
sta cercando di mettere in sicurezza l'aspetto della circolazione e della viabilità. Quindi sicuramente delle emergenze che vanno risolte. È chiaro che se miglioramenti, cercare di migliorare l'aspetto della viabilità su questo incrocio di Viale Santa Panagia, Via Augusta, Via Europa, sicuramente lo vedremo nei prossimi giorni, perché è una fase sperimentale, per cui voglio anche tranquillizzare i cittadini del quartiere Tighe che se disagi ci sono in queste ultime ore, però, diciamo, sono dovuti a una fase sperimentale, che in particolare all'altezza di Via Augusta, Via Europa, sono avvenuti anche incidenti di un certo rilievo, quindi voi più volte avevate segnalato. Tra l'altro anni fa avevamo addirittura stampato, ci eravamo messi a conoscenza di una indagine di tutti quelli che erano stati gli incidenti al pronto soccorso, e devo dire che era un'ecatombe, per cui l'esigenza di intervenire su questo incrocio era fondamentale. Ho letto nella vostra documentazione anche il progetto di un cineturismo. Sì, questa è un'altra ambiziosa programmazione che sta prendendo corpo grazie alla collaborazione di due associazioni, la nostra insieme all'associazione presieduta da Renato Scatà, che è un critico cinematografico giovane, tra l'altro talento, che tra l'altro ho visto è stato presente nei vostri studi qualche giorno addietro. Recente anche nominato segretario del coordinamento, appunto, del coordinamento dei festival del cinema. E questa è nata appunto una progettualità attorno alla tematica del turismo e del cinema. Cosa significa? Andare a riscoprire e valorizzare tutti quei luoghi di Siracusa in cui sono state girate delle pellicole, tra l'altro importanti, di fama internazionale. Oggi non sono presenti assolutamente nessun circuito turistico di guide, e se non così in maniera sporadica. Creare un approfondimento specializzato su questo target sicuramente può diventare una chance in più anche per il visitatore che viene a Siracusa e che vuole approfondire con interesse questi luoghi. Quindi cultura, viabilità, tutti i temi che un'amministrazione consapevole dovrebbe avere il coraggio di affrontare e anche di risolvere, cogliendo gli spunti proprio dall'associazionismo, quindi dal territorio che li propone. È una realtà come Tighe, che è anche una realtà, come giustamente detto tu, molto popolosa, ma anche molto popolare, nel senso che all'interno ci sono anche strati sicuramente meno abbienti, con maggiori difficoltà, con grandi disagi anche da un punto di vista economico. Come l'associazione guarda a questa parte della popolazione, quali iniziative intende intraprendere, cosa è emerso anche dal dialogo che voi avete avuto attraverso le scuole, attraverso il contatto con gli alunni, con gli studenti, proprio per migliorare la qualità di vita del quartiere anche da questo punto di vista? Sicuramente tutto ciò fa parte di quelli che sono gli obiettivi programmatici e statutari dell'associazione, che si prefigge appunto il grado di soddisfacimento appunto dei cittadini, dei residenti, in particolar modo del quartiere Tighe, ma anche di tutta la città, proprio nel trovare un punto di riferimento sociale, di aggregazione, anche utile alla risoluzione di alcune problematiche dei cittadini. Nel senso, noi non abbiamo sicuramente la bacchetta magica per poter affrontare e risolvere alcuni problemi, ma sicuramente abbiamo quella marcia in più di capacità di confronto e di essere interlocutori dei cittadini, e quindi avvicinarci a chi vive tutti i giorni queste problematiche e poi andarle a sottoporre all'attenzione delle istituzioni. Questo è l'obiettivo dell'associazione. Grazie a Sergio Pillitteri, è stata una opportunità non solo per 09 ma anche per tutti coloro che ci hanno seguito di poter approfondire le iniziative che con 2+, la città che vorrei, questa associazione si propone per il territorio. È uno strumento di dialogo il nostro, che speriamo voi abbiate il piacere di poter utilizzare anche altre volte nel proseguo di questo cammino, che per noi è di informazione ma anche di approfondimento. E colgo l'occasione anche per salutare tutti coloro che ci hanno seguito, ovviamente oltre che farvi l'in bocca al lupo, soprattutto per le iniziative che vi vedranno protagonisti. Grazie a voi.